strumento che si chiama il target di Pietro. Allora, questo strumento è in realtà un prodotto che si usa sulla rete, però questo prodotto è realizzato per rispondere ad un metodo, cioè a una metodologia. Allora, è vero, dicevo, che questo prodotto si riferisce a chi vuole fare, no, processi di innovazione forte, però è anche vero che è una funzione minimale, più piccola. In realtà, anche se ho un progetto di un anno, è vero il fatto che io ho stabilito un obiettivo che è oggettivamente valido, e anche vero che ho detto nel progetto probabilmente da dove parto, quali sono le mie motivazioni, perché voglio fare questa cosa e che cosa voglio raggiungere. Ci sono, diciamo, delle cose che capitano nell'organizzazione, per cui in realtà i progetti poi non danno il risultato voluto. Allora, questo strumento è un navigatore che mi consente di tenere la nave diritta verso l'obiettivo. In realtà, quello che fa è costringermi a pianificare, costringermi a tenere la rotta diritta. Quando accadono alcune cose, mi manda un alert, una mail, e poi fa un'altra cosa. Siccome il software è capace di misurare la performance, mi dice, in termini di efficacia e in termini di efficienza, quanto sono sceso sotto la soglia che ho deciso di mantenere. Perché c'è una tabellina che dice, qual è la soglia minima di efficacia che vuoi che io voglio? Non si è 70%. Per cui, se lui si rende conto che gli obiettivi in termini di raggiungimento sono sotto la soglia del 70%, incomincia ogni mattina a mandare la mail. Quindi è uno strumento proprio, diciamo, di navigazione verso l'obiettivo. Non bisogna essere approssimati. Se io non ho una direzione, quello che faccio? Dove mi porto? Allora, io ho bisogno di avere la direzione, e quindi sono diretto verso. Quello che riesco a capire, che posso fare su, cioè che lo vedo, lo descrivo bene, e poi man mano che mi avvicino, aggiungo, ma devo avere la direzione.